Zibaldone, il nostro professore. Zibaldone, interviste a profusione. Zibaldone, il nostro professore. Zibaldone, interviste a profusione. Ragazzi, guardate Zibaldone, la divertita bon. Cultura, musica, curiosità e folklore. Zibaldone, il nostro professore. Zibaldone, interviste a profusione. Che mutnesca con dal belli foli. Zibaldone, scuola dei bisnonni. Zibaldone, storia del mandolino a Modena. Zibaldone, escursioni con gli asini. Zibaldone, chitarra flamenca, tromba, Zibaldone, clarinetto, fotografia, eventi popolari, Zibaldone, mostre. Zibaldone, e che più ne ha più ne metta. Zibaldone, professore, Zibaldone, interviste a profusione. Mutese gente dell'Emilia Romagna, ste momento, avman un bes. Eccoci qua, oggi sono molto contento perché ho recuperato un amico musicista, Paolo Gattolini. Ciao, sì. Ciao Paolo. Ciao Gualtiero. Oh, siamo qua finalmente, ce l'abbiamo fatta, sì. Negli studi televisivi di World TV Media. Allora, Paolo Gattolini è un musicista che fa progetti con le scuole, lavora col teatro, è un direttore di coro, è anche diplomato in pianoforte, vero? Dove ti sei diplomato? Sono diplomato in pianoforte a Mantova. A Mantova, va bene. Allora, siccome il tempo non è tanto, tu c'hai tante di quelle cose, è un'esperienza nuova, è un ospite nuovo, non direte che non vi porto delle novità, siamo qua. Lui si avvalerà di collaboratori, di fatti. Collaboratori che saranno registrati, in particolare di Paolo Bocelli, che è un amico attore, che è la voce recitante, che reciterà parte di questa biografia di cui vi parlerò. Poi un'altra persona che ringrazio di cuore, che è Giuliana Nottolini, che è una cantante molto brava. Bravo. E anche suo marito, che ha fatto le immagini, oltre al signor Bigi, venditore di pianoforti di Rubiera, che ci ha messo a disposizione Bello. Tutti i pianoforti che aveva. Bravo. Quindi grazie. Quindi Franco, anch'io mi unisco alle tue ringraziamenti, perché ci sono persone che danno soddisfazione a fare certi, certo, prodotti ci hanno aiutato che da moltissimo. Oggi incominciamo a vedere. Quindi bene. Dimo, troviamo nelle trattative. Allora, io nel mio lavoro ho fatto spesso delle ricerche nei musei bibliografici, soprattutto a Bologna, e in questa fase, ecco, cercavo delle cose inerenti alla nostra città e sono arrivato così, anche quasi senza volere, a questa biografia che io non conoscevo. Conoscevo l'autore per sentito dire, però pensando ai musicisti di Modena del XIX secolo, che è questo signore che si chiama Angelo Catelani, io pensavo di più ai musicisti di corte del periodo ducale, quindi ai Gandini, per esempio. Ecco. Dei Gandini io ho trovato pochissimo e cose anche non tanto interessanti. Invece poi ho trovato questa splendida, io chiamo splendida biografia, perché è un'autobiografia, quindi qualcosa scritto da lui stesso, che ci offre uno spaccato della vita del nostro paese, non solo di periodo, Modena. Il periodo? Lui è nato nel 1811, è morto nel 1866, 1800. Vita breve, però in un periodo cruciale, periodo di grandi cambiamenti. Infatti lui ha vissuto il cambiamento anche dal Ducato al Regno, certo, Regno d'Italia, ha vissuto tutta questa epopea. E quindi noi partiremo, proprio seguendo la traccia dell'autobiografia, dalla nascita. Un breve percorso, il percorso sarebbe abbastanza lungo e molto particolareggiato, cercheremo di dare qualche indizio. Attraverso le letture fatte da questo nostro amico, con le che parole si chiama, ritorniamo a dire, che si chiama Paolo Bocelli, usando autore, professionista, fra l'altro professionista, bravo, esatto. Paolo, sei grande. Con le parole dell'autore in particolare, quindi un linguaggio un po' ottocentesco, che però è molto, molto carino da sentire. Quindi abbiamo visto il
andiamo via con la prima. Sì, andiamo via con la prima, abbiamo visto il viso, di è l'unica fotografia che c'è, l'unico ritratto, se metti la 2... Quindi abbiamo... torniamo a dire D, dell'autore. Angelo Catelani. Come? Angelo Catelani. Angelo Catelani di fino all'Ottocento. No, vediamo... proprio di 800 pieno, lui 1811, ecco, è nato a Guastalla, pieno, lì, sì. Dove questa foto è antica, fa vedere proprio Guastalla. E io direi di partire proprio con il primo video, dove c'è proprio la narrazione della nascita e dei primi rudimenti musicali che ha ricevuto. Via col primo video. Nacqui in Guastalla il 30 marzo 1811 e il 3 aprile fui battezzato al suono di un organo eccellente di Giuseppe Serassi. Il sacerdote Vincenzo Corradi era fratello di mia madre e faceva il curato lì, lui mi battezzò. In età ancora quasi infantile fui costretto da mio zio a studiare la musica. Perciò commise ed acquistò con ingente spesa un pianoforte di Vienna, fabbricato, se ben mi ricordo, da Giovanni Jung, con 5 pedali, compresa la banda, 6 ottave, dal fa al fa, e tutto a 3 corde. In quel tempo fu oggetto di meraviglia in Guastalla, e forse i guastallesi non avevano torto. Si cominciò ad insegnarmi alla meglio, senza metodo, si intende. Le prime sonatine mi riuscivano con grande consolazione di mio zio e dei parenti che mi adoravano. Gli amici di casa mi proclamavano un prodigio, usanza antica come il mondo, e che durerà quanto il mondo. Ma in breve tempo la musica e il pianoforte mi divennero uggiosi. Non era capriccio o instabilità. Il metodo dell'istruzione che ricevevo non era metodo. Né un esercizio, né un portamento di mano, né un progresso in conseguenza. Non mi riuscivano i passi, o per caso riuscivano trovandomi solo, in presenza di qualcheduno i pasticci si succedevano frequenti e scandalosi. Mio zio, dotato di un certo gusto, ma non intelligente, attribuiva a mia negligenza la colpa del maestro. Nebbi rimproveri senza fine. Per castigo fui messo in una bottega da ciabattino vicino al Duomo e dovetti fare lo spago. Bravissimo, ha una bella voce. Bravo, sono contento, bravo, mi hai portato un bellissimo ospite. Allora, adesso come andiamo avanti? Avete sentito proprio l'inquadramento della nascita, esatto. Ci sono anche degli elementi interessanti, secondo me, e questo per esempio è l'organo di cui parla nella biografia, che è l'organo del Serassi, che è nella chiesa di Guastalla con cui è stato battezzato. Poi nella foto successiva abbiamo anche un forte piano, io ho messo un forte piano che ho trovato quello, perché poi la narrazione che fa del primo pianoforte che ha avuto è interessante, tanto perché lo descrive nel particolare, dice la provenienza da Vienna, poi il fatto che dica che ha 5 pedali, che va dal fa al fa, è un pianoforte del 1820 probabilmente. E probabilmente gli amanti del pianoforte sanno della storia del pianoforte, sanno che il pianoforte era ancora uno strumento in grande evoluzione, un po' come le tastiere adesso, certo. E quindi c'era una certa varietà di possibilità, pianoforti piccoli, grandi, a coda, a muro, questo addirittura con 5 pedali, non ho capito bene a cosa servissero, più la banda, quindi aveva un'espansione di suono, che fece grande scalpore in una cittadina piccola come poteva come essere Guastalla. Ecco, poi io andrei avanti ancora perché successivamente passiamo al momento in cui viene educato non solo musicalmente ma anche compie gli studi normali, diciamo, in una città come Modena, quando lui si trasferisce da Guastalla a Modena, l'unica sede riconosciuta per la scuola, come scuola, è quella dei Gesuiti. Proprio dice lui stesso, l'unica scuola riconosciuta a Modena che però gli permetteva di studiare anche musica. Quindi io passerei al secondo video, il numero 5 della serie, e andiamo avanti con la narrazione, con le parole di Catelani. Secondo video. Quando i miei genitori riuscirono a levarmi da Guastalla nel 1823, subito si diedero premura della mia educazione. Fui ammesso nel collegio dei Gesuiti, i soli insegnanti legali di Modena.
Gli studi scolastici non impedivano che mi applicassi anche alla musica. Mio zio aveva mi donata una spinetta a tavolino di 50 tasti, nel suo genere bellissima. Deploro di averla venduta alcuni anni dopo per 3 zecchini. E ciò fu quando lo stesso mio zio mi fece dono di un pianoforte a coda fabbricato a Parma dal Gherardi, di 6 ottavi, dal fa al fa, con i tasti lunghi neri. Dalla spinetta al pianoforte fu un bel salto. E così, passo a passo, sono giunto al Verticale di Parigi, portante il nome di Gavioli, modenese, celebre fabbricatore di organi a cilindro ed assuntore per pochi anni della fabbrica Pleyel. Il nome di Gavioli è dunque prestato al mio pianoforte, quantunque il bravo meccanico di Modena vi abbia praticato qualche innovazione, se non altro nella estrema esattezza della costruzione e principalmente nella solidità ed agevolezza della tastiera. 3 o 4 pianoforti soltanto, simili al mio e forse inferiori di bontà e tono di voce, portano il nome di Gavioli e si sono venduti in Modena per 1.000 franchi. Ecco, parliamo un Pronto? attimo di questo Gavioli, Eccoci, sì. perché è un personaggio particolare. Se metti le foto che vengono successivamente, abbiamo alcune immagini, c'è un pianoforte antico, ecco, poi c'è Gavioli. una serie, questo è il Gavioli padre, che come vedete ha in mano una specie di oggetto meccanico, e successivamente troverai le immagini di Gavioli figlio, questo è un disegno, Gavioli da giovane, e altre foto fino al video successivo in cui si fa vedere il lavoro che faceva questo Gavioli. Gavioli, di cui nessuno sa più niente, c'è la strada dedicata, ma non sappiamo chi sia questo Lodovico Gavioli, era un meccanico, ma non un meccanico di biciclette, lui costruiva gli orologi e nel tempo poi si dedicò agli strumenti musicali meccanici. Ed era famoso in tutta Europa. Adesso leggo due cose solo perché conosciamo un attimo il personaggio. Dice: le doti di Ludovico si rivelano presto, a 9 anni realizza un orologio in legno, a 16 uno musicale e a 23 presenta all'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena un orologio a pendolo migliorato, eccetera, eccetera. Nel 38 crea, questo è interessantissimo, un automa musicale di forma androide a grandezza naturale, Dai. caratterizzato come suonatore d'arpa, chiamato David, aveva anche un nome, in ricordo del famoso re ebraico, eccetera, eccetera. Una volta azionato, un attimo che vado a riprenderlo, Piace quella una voce. volta azionato, infatti, il David sembrava respirare addirittura, e pizzicava le corde producendo suoni musicali. Molto famoso a Modena, intanto perché qui c'è un'immagine del Forboario, di cui è l'autore del meccanismo dell'orologio, poi soprattutto è l'autore del meccanismo dell'orologio della Piazza Ah, Grande, sì? che era collegato almeno un tempo direttamente con un meccanismo creato da lui con l'orologio della Piazza delle Ova, quindi Ah, era sì. lo stesso meccanismo che faceva andare i due orologi. Ecco, senza saperlo, noi abbiamo un personaggio che ha lavorato in tutta Europa, ha fatto una fabbrica, proprio costruito una Bella fabbrica a scoperta. Parigi, esatto, e poi è ritornato a Modena, ha continuato la sua attività anche attraverso il figlio, e questa è una cosa interessante. Io andrei avanti adesso con la narrazione, perché si parla ancora dell'educazione del musicale del Catelani e si nominano alcuni personaggi importanti, quindi passerei al numero 12, se al video successivo. Nel 1823 la mia famiglia abitava nella contrada delle Case Nuove, una parte dell'appartamento condotto dai vecchi del finale, al terzo piano. La famiglia Vecchi brillava allora in Modena per più motivi. La signora Celeste, la madre, era un avanzo di bellissima donna, dotata di spirito e franchezza. Essa regolava la famiglia. Il figlio Cesare suonava egregiamente il pianoforte e componeva con gusto, quantunque allievo di se stesso. Dava lezioni e guadagnava tanto da mantenere la famiglia, nobile sì, ma decaduta. Le lezioni del buon Cesare mi giovarono perché volte a riformare il portamento scorrettissimo delle mie mani. Imparai a conoscere il professor Giuseppe Asioli,
fratello del celebre Bonifazio, che mi accolse e mi trattò quale figlio, esercitandomi a suonar seco a quattro mani. Giuseppe Asioli era suonatore ammirabile, non inferiore al Kramer, da lui conosciuto a Londra e praticato come collega ed amico. Il tocco di Asioli era brillante, forte, nitido. Le più grandi difficoltà erano un gioco per lui. La prontezza dell'occhio gareggiava con quella delle mani, talché alla seconda esecuzione qualunque pezzo, antico, moderno, fantasia e fuga, riusciva inappuntabilmente. Non amava che la buona musica. I suoi autori prediletti erano Clementi, Kramer, Dussek, Hummel, Moscheles e pochi altri. I miei primi ghiribizzi per pianoforte li scrissi allora. Quelle sciocchezze erano decantate da Asioli e suonate con entusiasmo. Eccomi dunque compositore, senza saperne un H. Eccomi proclamato suonatore senza sapere eseguire un pezzo solo come si deve. Di 14 anni o 15 si cominciò a parlare di me in Modena. Grazie a Giuliana che ha collaborato, grazie anche che era tua corista del teatro di è del stata paese. Una mia corista, ma soprattutto è una cantante. E poi grazie anche a Franco Bisi che si è prestato i pianoforti. Ecco, adesso molto velocemente avete sentito un brano di Bellini, che poi faremo altri brani dell'autore che ci interessa. Ecco, successivamente la biografia continua con un viaggio molto molto interessante, perché avrà la possibilità da giovane di fare un lungo viaggio verso il sud, andrà a studiare a Napoli, sfruttando una sorta di borsa di studio. In realtà c'era un mecenate famoso, un nobile modenese che aveva preso a cuore le capacità di Catelani e lo mantiene per 3 anni nella città di Napoli, dove andrà a studiare nel conservatorio Pietro alla Maiella, e farà il suo percorso. Ecco, qui vedete il Vesuvio,
Il viaggio a Napoli è un viaggio interessantissimo, però mi sa che lo facciamo la prossima puntata. Prossima puntata, perché qui che la regia stringe e ci sono altre programmazioni in atto. Quindi chiudiamo per quest'oggi, vero? Sì. Caro okay. Paolo, caro Paolo, ci vediamo mercoledì. Perfetto. Ok? Quindi possiamo mandare la sigla. Un bacione a tutti, alla prossima. Grazie.